qualità, prodotto d'eccellenza quando parliamo di De Vivo. E come recita il vostro slogan, dal 1955 a Pompei, non solo però, si parte dalla Campania per conquistare il mondo. Eh sì, bene, siamo a Pompei, proprio tra gli scavi di Pompei e il santuario, e cerchiamo di rappresentare soprattutto i prodotti solo del territorio campano. Siamo infatti del presidio campano e quest'anno abbiamo voluto ci fosse il panettone Pan Gelsi, nel particolare e menta del Vesuvio, che abbiamo direttamente candito nei nostri laboratori con i nostri maestri pasticceri, che hanno appunto completato una semicanditura del gelso, il che ha dato luogo a un panettone estremamente fresco e dolce, soave. La gente si avvicina al vostro desk perché qui ritrova anche la storia e la tradizione di una terra meravigliosa. Certo, certo, noi siamo una pasticceria storica del 1955 e diciamo che anche già i nostri genitori venivano da panifici, per cui siamo esperti proprio nella lievitazione. I nostri prodotti hanno una lievitazione con lievito madre solo di 36 ore lunghe e viene da luogo appunto ad un prodotto lievitato e quindi molto molto leggero e soprattutto ben gradito. È molto digeribile, perché questo non guasta. Chiudiamo dicendo che non siete nuovi alla fiera del panettone di Roma, una fiera che si attesta tra le più importanti d'Italia ormai. Sì, certo, è il secondo anno. L'anno scorso abbiamo avuto un riconoscimento per il pan sfogliatella e siamo molto lieti, perché è stato un panettone che ha catturato un po' tutti le persone che hanno proprio la cultura del panettone, e ha avuto un continuo successo, tant'è che quest'anno riscontra ancora favori presso questi palati ricercati, dei presenti non pochi qui in questa manifestazione, che ci ha veramente, veramente allietato tra ieri ed oggi con massiccia partecipazione. Allora, le grandi novità in casa De Vivo. Certo, quest'anno presentiamo Pan Frutti di Bosco, che è un panettone di innumerevoli profumi, perché ha frutti di boschi misti, freschi, nell'impasto, e poi abbiamo subito una ganache di vaniglia e anche un infuso di vaniglia, che va a stemperare l'acre del frutto di bosco e dà luogo a un panettone molto molto gradevole. E poi abbiamo il pan cassata, che abbiamo voluto rappresentare in sia il raffaiolo napoletano, sia la cassata siciliana, che noi a Pompei De Vivo interpretiamo in una maniera eccellente dalle innumerevoli proprio richieste che riceviamo. Per cui è nato il signore panettone pan cassata, che è ben di sapore molto intenso, richiama e accattura l'attenzione dei cultori del panettone. Adesso un altro ulteriore successo, perché andiamo a scoprire chi sarà il vincitore del concorso della giuria popolare. Bene, bene, siamo ansiosi di saperlo. E vai!